ragazzi, volevo girare un pochino del vlog in macchina, ma cioè stamattina per strada c'era il delirio, dovevo tenere 20 occhi dappertutto, non riuscivo nemmeno a parlare. Secondo me il caldo non colpisce soltanto la mia testa. Bene, giusto? Niente, ragazzi, ieri mia sorella ha visto il video di Carlita, tipo sulle cose all'MD, con il cibo, insomma cose da mangiare. Stamattina ha detto, ti, queste sono le chiavi della macchina, bye. E adesso abbiamo preso tutte queste cose. Ah, io sono troppo gasata per una cosa che voglio far vedere. Ah, ho tolto le cose dalle buste. Allora, vedete sta marca qua, che è la, penso che l'avrete visto il suo video di Vivi Meglio. C'ho tutte queste cose. Ma ci mangiamo questa? Sì, questa. Io sono troppo gasata per una cosa. Ho trovato il bacon. Per le schifezze le si gasa. Giuro. Perché vedo a volte le colazioni americane nei panini, ma quello che si trova in giro è sempre pancetta, non è mai sì, vabbè, il bacon. Ma tanto tu non hai il problema di ingrassare, quindi stai a posto. Ragazzi, voglio fare una bella colazione americana, bacon e uova. Voglio vedere se poi sfizio o se vomito. Mia mamma ha detto che è troppo fiera e ve lo vuole far vedere. Ha fatto il pesto. Qui dentro stamattina c'era una cosa del genere, lo scolapasto pieno di basilico, una cassa intera. E abbiamo fatto il pesto, ma dura tantissimo. Gliel'hai messi i pinoli? Sì, sì. Che tragedia per trovare quei pinoli in questo supermercato. Stavo litigando con 10 vecchie. Oh no, vuoi prendere tutto, vivi meglio, io vivi mando, sano. La mando in missione, missione. Missione? Però potrebbe essere che ha preso tutto, vivi sano, vivi meglio. Poi ho detto, prendi una sangria, quella là da 2 litri. Ma ti ho mandato anche in missione sanitaria, tutto. Ah, io sono bambini, specializzata, certo. Pannolini, cioè, taglie. Dip, melin, pasta, pastina. Tutto, poi avete sapere una cosa. Il signore della sanitaria è stato troppo carino. Perché ha aperto una sanitaria da 2 mesi circa e dice che nessuno lo vede bene, insomma, dove sta in strada. Ma come devo fare? Non si vede bene. Dice, senti, in verità non si vede bene. Sembra un'animazione più che una... Però se vuoi fare una cosa, perché la... Questi c'è, la sua insegna è troppo all'interno. Ho detto, fai una cosa, metti una bandiera, un'insegna esterna. La tipografia col nome la prenderò fuori, c'è Facebook. Poi viene il vento, nessuno lo vede, manco che la comunque bambina. Che ha detto che pannolini si portano ora, è di moda bimbi, no, bambina e bambino dell'Aghi. Sono di moda, seguite la moda, i vostri culetti del bibi devono seguire la moda. Mia sorella ormai parla solo di pannolini, pappette. Ci saranno ci sono delle mamme che seguono Maria 8? Voglio, scrivete nei commenti, Va bene. Ah, una ragazza mi ha scritto sotto il alla foto su no, Facebook. Ma io non ci credo che c'è solo una ragazza. No, però mi ha detto che il figlio guarda con lei i miei video, che c'ha 2 anni. Quando io saluto, ciao, il piccolino fa ciao. Ma sta roba gliela devo posare? Tu povero a me. Abbiamo appena finito di fare una live su Periscope. C'era anche mia sorella Celeste, però mia sorella è soltanto in vesti vocali. E mi sono divertita a un mondo. Se volete seguirmi su Periscope farò tantissime live, perché adesso ci ho preso gusto. E mi trovate con appunto il mio nickname Fatima Burni. Comunque ragazzi, mo sta lei avanti qua, lo dico, lo ribadisco, che è tutto a colpa di Carlita Dolce. Carlita, mannaggia a te. Mo entro nel suo contatto e gli cado la comicità. Ciao Carlita, se guarderai questo video, lei si guarda, fate sempre tanti vlog dei supermercati, perché io impazzisco. Cioè, faccio impazzire anche lei, ovviamente, poi. Carlita fa i video dei vlog. Carlita fa i video dei supermercati e io ci vado per sotto. Però dillo, non mi faccio vedere perché faccio veramente schifo. Sei in condizioni pessime, peggio delle mie. Però dillo che noi facciamo anche le videochiamate su Skype. Povera me, qualche giorno mi arrestano. Racconta. Mi arrestano, questa mi manda in missione. Mi manda in missione dei supermercati dopo che si vede i video di Carlito o di qualcun altro che fa vedere lì roba dagli incibuoni, eccetera eccetera. Poi non è che dice, ma facciamo la spesa telefonicamente. Prima era telefonicamente, mettevo le cuffiette, dicevo, sto qua vicino al, ti serve il miele, ti serve la cioccolata, ti serve qualcosa. Ma invece fa, chiamami su Skype. Beh, normale, io gli chiedo una cosa, lei non la vede, io dal cellulare da casa su Skype dico, fermati, torna indietro, ma come non l'hai vista? Lì sono scappata. Sì, ma mi pare possibile che io devo consumare tutti i giga
del telefono per fare le spese insieme a te. La prossima volta, quando sfioro il budget, mi riprendo dalla tua spesa. Te amo, credici. Però poi... No, porta anche loro la prossima volta. Fa la spesa, ma dove fai impazzire? Dove ti devo spazzire? Sentire anche come ti faccio impazzire io. Però poi, secondo me, a un certo punto si sente la coscienza sporca lei che mi manda avanti e indietro. Allora poi se ne esce col regalo mensile. Oddio, se c'è la porta del bagno, se qua esce... Sono caduta. Fatemi togliere da questa porta del bagno. Questo può essere che diventa una camera a gas. Celeste, ma adoro, mi gratta dietro la schiena per ore intere. Ma ora, ma tu ci hai detto questa pazienza con me? Ragazzi, Celeste mi gratta dietro la schiena per ore intere. Giuro, mi rilasso tantissimo. Grazie, amore. Giuro che quando ti farai tu più vecchio, ti... farò tutto quello che vuoi. Ecco, invece non può, no? Che fare che? Che vuoi che faccia? Che c'hai qua dietro? No, massaggi non te ne voglio fare. Voglio le cose. Dai, dopo te lo faccio, giuro, promesso, te lo meriti. È da un mese che mi gratti la schiena insistentemente. Ti amo, ma sai. Siamo al centro commerciale, finalmente. Sono riusciti a vedere un po' i saldi. Abbiamo preso un donut, la coca, amore. Ah, è da cotto in fragranza. Ora lo vuoi? Te lo regalo. Questo è molto sex. Molto sex, brillante. Ma ti presenti così la notte? Amore, bionde. È da furore. Capelli bionde, rosse, zappandini, sex. Raga, ve lo ricordate quello che faceva, che l'hanno preso anche in giro per la casa? Zappandini, sex. Le voglio bionde, bionde, more, rosse, giallo. Sex. Le mie cose le ho preso. Come sei felice? Canzi, ma stai a te. Portatevi i fidanzati a fare i saldi. Dato che fa? Spara la pietà di Picasso. La pietà di Picasso. La pietà di Michelangelo. Mi piace questo pantaloncino che sembra tipo elegante. Così? Poi c'è questo che è anche molto molto carino. Mamma mia, Samuel, ma i miei capelli sono impazziti, guardate, bruttissimi. Brutti, ma che hanno avuto i miei capelli, amore? Cioè, come hai detto, a chi assomiglio? Alle bench. Alle bench, prima ha detto che pareva una romba come stavo vestita. Te ne parecchi i complimenti, è da fare. Sì, sì. Il fatto di questo mi vuoi bene. Sì, sì. Devo prendere la mia nipote, amore. Le Winx, allora, lei va pazza per Rapunzella. Rapunzella, lei la chiama Rapunzella. Rapunzella è... E qui c'è Rapunzella e Rapunzillo. Rapunzella è il principe. E non lo so quale prende. So proprio quale scegliere. Uè, dimmi. Quanto è brutto sul raso. La cosa più bella che c'era, che mi sono girato e stavo nel vicoletto di là, stava un'altra signora, c'era d'amore. Ma come ti chiamato amore un'altra donna? Non ti accorgi un'altra che sono donna, io? Donna tu. Come fai a non ti accorgere che sono io? Come fai a non ti accorgere che sono io? Ma è grave sta cosa che hai fatto. Possiamo divorziare per quello che hai detto. Cassano dei gormiti. Brutto. Ma non sei gormiti. Che castello? Sto aspettando che venga una creatura qua vicino. Che stai aspettando? Che venga una bambina o un bambino qua vicino. Per fare che cosa? Amore, non puoi spaventare i bambini, amore. È perché stanno tutti ci occupati.
Secondo me sta bellino questo centro in mare. Ma poveri bambini, ma che ti hanno fatto che ce ne sta fissa? Ogni volta che vedi i gelati, le cose... Ah, ci sfotti. Che brutta infanzia hai avuto. Puzzo. Ce ne andiamo? Alla fine ho preso la Perunzen. Niente di meno. Ci ho messo poco, giusto un'ora. Per stare sveglia, questo a te. Tu, la Perunzen, un guaglione innamorato di una Perunzen. Non è il fidanzato, lo sposo, vedi? Lo sposo, ma ti sono sposato. La faccia dice che non mangia per la faccia di un giardino a mare, madremo. La finestra di mare chiaro. Il rinfresco. Bravo. Va bene così. Sì, in italiano. Tu dici sempre, io non è che non so specifico agli amici a casa. Che faccio lucida. Taccio. Specifico che... Non è che non so parlare in italiano, è perché la mia, diciamo, vocazione è parlare napoletano, il mio dialetto, quindi ci tengo a dire queste cose. Comunque, se dice... Stavo dicendo che alla fine... Scusa, Rizzi... il matrimonio di Rapunzel. Il matrimonio di Rapunzel. Alla sorrisa. Mi ha invitato a beverune, un posto delle cerimonie, dice che si sposa alla sorrisa, confitta a Zerfune, a beverune. Ha invitato un elicottero che sputa convitta a Racile. Madonna mia. A Zerfù. Comunque questa qui sposa, perché poi l'altra non era una sposa. Quindi ho dovuto prendere forza anche lui. Bene. Mamma, tengo un naso più grande del solito oggi. Perché no, mi sono uscite le bolle sopra. Cioè. Shopping fatto, ragazze. Facciamo Celeste Santo subito. Amore. Sei un santo. Ah, pure sono santo, presso il tempo. Presso a me. Comunque sono contenta degli acquisti che ho fatto, anche se mi manca ancora qualcosina. Però le scarpe, cose così, le prendo nei negozietti a Napoli così, perché costano pure 5 euro. Sì, questa creatura. Dai, ma poi manca pure l'intimo, in verità vorrei fare una rinnovata generale, però The Zenis non ci sono entrata proprio. Io pensavo che non ci fosse, che ci fossero poche persone, quindi nessuno nei camerini, cose del genere, e mi sbagliavo di grosso, c'era una fila enorme fatta da Alcott. Ho preso delle magliettine perché con le magliette io vado sul sicuro con le taglie, però per quanto riguarda i pantaloni lo volevo misurare, ma niente, c'era una fila enorme, anche se appunto era di lunedì. Sono tornata dallo shopping, ecco qui alcune delle cose che ho preso. Ho anche fatto un'altra live su Periscope, mi piace tantissimo come, tra virgolette, no, non è un social network, è un'applicazione, però ti permette di fare questi live dal cellulare che personalmente mi diverto tantissimo. Sì, ho fatto queste due live e ho fatto vedere anche il pantaloncino che ho preso dai H&M, insomma alcune cose che ho preso lì, e anche se comunque voglio prendere altre cosucce che mi servono in... Voglio prendere altri pantaloncini, però di jeans, scarpe basse, quindi prendere qualche scarpa carina, magari alcune più semplici, altre più lavorate, ma senza tacco, perché ho decisamente tutte scarpe col tacco e scarpe basse, zero, niente. Mi sono divertita tanto oggi, domani ho preso uno spumante da Lush, la prima cosa che faccio è riempire la vasca, cioè proprio voglia di riempire la vasca fino all'orlo di acqua, buttarci dentro o una balistica o uno spumante, in questo caso questo è lo spumante che ho acquistato, cioè devo fare lo shampoo perché questo, cioè, è il residuo di 3 giorni, sembra che non faccio lo shampoo da tipo un mese. Ragazzi, io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.